In questo momento la situazione è assolutamente sotto controllo e nonostante le forti criticità che si sono avute nel weekend con numerosi allagamenti in buona parte del territorio regionale, in questo momento è ritornato nella la situazione, nella normalità, ringraziando anche tutto il volontariato di protezione civile che è stato molto attivo per tutto il weekend. Però la situazione è ancora critica, quindi viene mantenuto il codice arancio su buona parte della regione, in particolar modo la parte nord della regione Lombardia, anche perché sono in attesa nuove precipitazioni che potrebbero causare ulteriori problemi. Quindi si conferma anche il codice di temporali forti su tutte le zone e diciamo che sono appunto questi temporali localizzati che ci preoccupano maggiormente. Ecco, quest'anno per fortuna, almeno per questa prima precipitazione autunnale, Milano sembra uscirne bene. Sì, non solo Milano, ma ripeto, rispetto ad altre aree del territorio nazionale, in particolar modo rispetto a quello che abbiamo visto, i danni che ha subito Livorno, al quale siamo veramente vicini per i danni subiti e anche la perdita di vite umane, devo dire che fortunatamente questa perturbazione non ha causato i danni che potevano esserci rispetto appunto alle precipitazioni che sono state raggiunte. Quindi il sistema di prevenzione su tutto il territorio regionale ha comunque ben funzionato. Ovviamente l'attenzione rimane massima sia da parte di Regione Lombardia, ma ribadisco da parte di tutto il sistema che coinvolge ovviamente i comuni in primis, il sistema del volontariato di protezione civile, ma facciamo l'appello importante anche alla cittadinanza a prestare molta attenzione tenendo comportamenti corretti. Quindi nel caso ci siano forti temporali, invitiamo ad esempio a non utilizzare sottopassi e a stare lontani dagli alvei dei fiumi, dai ponti, quelle buone consuetudini che troppo spesso anche per curiosità ci si dimentica e si va incontro a rischi seri.